Bentornati amici Smokers, nel video di oggi vi parlerò dell'Horlick Golden Sliced, prodotto dalla Scandinavian Tobacco Group, composto da dei tabacchi Virginia americani e un po' di Perique. Qui in realtà scatta una controversia, pareri discordanti nei forum, in rete, c'è chi sostiene ci sia del Burley e chi non sente il Perique, chi sostiene che ci sia solo del Perique. Vi ho già detto, per me è un Virginia Perique. C'è un poco di Perique che per me si sente sia negli odori che nei sapori. Dopodiché, se c'è un po' di Burley, questo è impercettibile. Forse alcuni sentori possono essere già confusi, però se c'è, ce n'è poco. Ma io non mi fascerei la testa, insomma, su questo. Un taglio flake che vi faccio vedere da più vicino mentre vi parlo, vi mando un po' di immagini, però mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, a voi non costerà niente, a me aiuterà tantissimo a crescere. Io ho avuto la busta, c'è anche una confezione da 100 grammi che viene in latta, al costo di 30-31 euro, quindi, e la busta da 50 da 15 euro. Come vedete sono delle belle fette lunghe di flake dai colori dorati, ma anche dal marrone più chiaro al marrone più scuro. Un'umidità ottimale che si conserva bene in questo flake. E regala anche una combustione ottimale, senza aver bisogno di particolari accensioni durante tutta la fumata. Degli odori, si viene a contatto con degli odori molto buoni, fruttati, di frutta matura, e si sente anche l'acido, un poco di acido, quella del Perique acetoso si sente. Questo si mantiene anche al sapore, questi profumi di frutta fresca, di frutta matura, anche di agrumato, e in fondo questo lieve acetato che a me garba, che riconduco sicuramente a un tocco di Perique. Nicotinicamente direi medio, medio basso, potremmo dire 2,5 stelle su 5. Se gli devo trovare un difetto, a livello di corpo è un po' basso e pizzica un po' la lingua. Questa, se devo proprio trovare un'altra nota dolente. Se lo ricomprerei, non lo so, perché non è che mi abbia fatto una cattiva impressione, ma se lo devo reperire sul mercato tedesco, anche a qualche euro in meno, perché questo qui 50 grammi, 15 euro, magari con un paio d'euro in meno, ne preferisco altri, tipo anche Solani stessi o il Saltitox, ad esempio, lo preferisco. Però un domani non si sa mai, magari mai dire mai, non è che è bocciato, magari mi riviene voglia. Se proprio devo dargli un voto complessivo, solo per farvi capire cosa ne penso io complessivamente, gli darei un 6,5-7, diciamo 7 non proprio per la qualità del tabacco, ma più per la comodità e la versatilità sia del packaging, sia del taglio del tabacco e della combustione infumata. È un buon, lo reputo un buon tutto giorno da portare con sé. Se l'avete fumato, mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, e anche sulla diatriba Virginia o Barre, scrivetemi sempre che mi interessa. Se volete, venitemi a trovare sugli altri social. Io brindo sempre alla vostra salute. Salut! E anche per oggi ha sido un verdadero placer. Hasta la prossima, amigo smokers. Se il video ti è piaciuto, lasciami un bel like.
Se vuoi sostenere il canale lasciando un piccolo contributo, anche un semplice caffè, segui il link PayPal nella descrizione del canale. Ciao!